La pioggia non ha impedito alla provincia di Teramo e ai comuni di Roseto e Pineto di inaugurare oggi il ponte in legno sul fiume Vomano, un'opera attesa da un paio di lustri, cui lavori vennero consegnati nel giugno del 2017, ma che solo oggi, a causa di una serie di vicissitudini legate alla ditta vincitrice dell'appalto, poi revocata, ha visto la luce. Taglio del nastro al centro della struttura, tra le due campate, alla presenza di amministratori, esponenti politici, forze dell'ordine. Un tempo finalmente compiuto per un'opera strategica per tutta la costa teramana. Roseto e Pineto si stringono in questo abbraccio con la provincia di Teramo, che ringrazio, nel presidente di Bonaventura, i consiglieri, i delegati e tutto lo staff, la macchina amministrativa che ha lavorato e tutti coloro che negli anni, sindaci, presidenti, regione Abruzzo e appunto Roseto, che è il nostro comune, hanno contribuito a quest'opera. Il progetto del ponte in legno sul Vomano parte da lontano e l'allora sindaco di Pineto, Luciano Monticelli, con il sostegno del suo omologo di quel periodo, Ennio Pavone, di Roseto, si cercò di coinvolgere la regione per trovare un canale per finanziare l'opera. Fu deliberato in consiglio regionale con una conferenza stampa proprio a Pineto, perché questo legame, l'anello mancante, che addirittura i tempi di quando ero sindaco io e Pavone a Roseto, ci fu questo convegno per aprire un ragionamento da fare sull'ultimo anello mancante tra Pineto e Roseto. Si completa di fatto la ciclovia adriatica nel tratto teramano e abruzzese con il progetto del Bike to Coast, che vanta un percorso di circa 130 chilometri. Un volano in più per il turismo locale, come ha puntualizzato il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio. Rappresenta un importante, diciamo, traguardo dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista sociale tra due comuni, anche dal punto di vista turistico e economico per due territori che oggi potranno vantare una struttura che consente di aggiungere un qualcosa anche all'offerta turistica.